You be count on me, you be count on me. Ve lo diciamo, ve lo ridiciamo, potete contare su di noi, Carletto Show, su Italia Radio, vi mettiamo a disposizione i nostri microfoni, voi che usufruite dei nostri servizi di animazione di musica nelle vostre serate più disparate, venite a trovarci in radio, vi diamo la possibilità di poter fare il vostro esordio qui, nella vostra Italia Radio. You be count on me, ed è il momento per coloro i quali amano leggere, perché la Calabria, si sa, è la regione italiana dove si legge di più. Il libro della settimana. Ah, dite che è un dato questo che non risponde al vero? Non siamo la regione dove si legge. No, eh? Ah, ho sbagliato? Eccolo qua. Ci sono momenti nella vita di una persona in cui sembra che nulla vada come deve andare. Eppure, in questi momenti rimane, sottile come un velo, un'insopprimibile voglia di felicità, la sensazione di avere comunque il diritto ad una porzione di serenità, la speranza lieve ma tenace di trovare là fuori qualcuno che possa aiutarti. Così accade anche ai protagonisti di questo romanzo, due donne e un uomo sull'orlo di un baratro, ai quali un incontro fortuito sembra aprire uno squarcio nel buio. È vero, la salvezza può arrivare nelle maniere dalle persone più impensate e il confronto con i propri fantasmi e con lo spregiudicato Jean, che aiuta le persone uscite dalle crisi a reinserirsi nella società, nel suo atelier dei miracoli, potrà aiutare sia Mariette, Millie e Mike a risollevarsi. Ma quanto si mescolano nella vita reale il bene e il male? Dov'è il confine? Chi non ha mai incontrato una persona che l'aiuta, ma allo stesso tempo lo manipola? Un romanzo sulla complessità dei rapporti umani, sull'altruismo disinteressato, ma anche su ciò che ciascuno di noi possiede e che appare quando la vita prende una direzione inaspettata. Signori, con grande piacere, ai libri di Carletto, il nuovo romanzo di questa francesina di Parigi. Lei si chiama Valérie Tong Kuang, il libro L'Atelier dei Miracoli.